Bentornati ragazzi nel canale Verero Academy, io sono sempre Alex. Nel video di oggi vedremo lo strumento di selezione di primo piano, ok? Quindi condividiamo subito il nostro desktop, abbiamo il nostro programma di fotoritocco GIMP. Vi invito a scaricarlo, vi lascio il link in descrizione e a studiarlo tramite il mio tutorial. È un programma che veramente vi permetterà di fare cose straordinarie con le vostre foto. Apriamo quindi il nostro file, apri recenti, io apro questa immagine di Messi scaricata da Google. Vogliamo ovviamente andare a selezionare il giocatore, ok? Quindi strumento di selezione di primo piano. Vedete, seleziona una regione contenente soggetti in primo piano. Questo strumento, faccio una premessa, è uno strumento potente, è anche veloce, però a patto di saperlo utilizzare bene e solo in determinate condizioni. Qual è ovviamente questa condizione? La condizione è che ci sia ovviamente uno strumento e ci sia ovviamente un soggetto particolarmente in primo piano rispetto ovviamente allo sfondo, come in questo caso. Quindi strumento di selezione di primo piano, vedete che qui ci apre il pannello, abbiamo le classiche opzioni degli strumenti di selezione. E abbiamo lo spessore dell'lineatura che poi non è altro che la dimensione del pennello e disegna in primo piano, disegna sfondo e disegna la parte sconosciuta che poi adesso vedremo. Il motore di ricerca, questo è ovviamente il colore della maschera che potete cambiare e questo è il motore di calcolo e lasciate il matting level che nella stragrande maggioranza dei casi va più che bene. Quindi andiamo, vedete che quando noi andiamo a cliccare sullo strumento di selezione di primo piano ci apre il nostro cursore come se fosse lo strumento lato. Perché? Perché dobbiamo andare a dirgli qual è, diciamo, la zona di lavoro, ok? Quindi praticamente dobbiamo andare a contornare. Quindi anche in maniera grossolana, però il nostro soggetto di primo piano, e clicchiamo su invio. Vedete che ci ha creato questa maschera, vedete questa maschera che si chiama sfondo, quindi vede disegno lo sfondo, è questa parte qua. Noi possiamo anche, vedete, disegnare lo sfondo, vedete, ci ha aumentato questa zona. Torniamo su disegno primo piano e possiamo cambiare il colore di questa maschera. Ora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo disegnare il primo piano, cioè disegnare ovviamente il soggetto, la selezione. Quindi possiamo tranquillamente andare a diminuire o ad aumentare lo strumento pennello che ci ha, vedete, che ci ha già selezionato in automatico, oppure possiamo fare Ctrl Alt e andiamo a modificare la dimensione. Andiamo a fare un contorno interno della zona da selezionare. Ok, perfetto. Lui c'ha, vedete che ce l'ha disegnata. Adesso devo andargli a dire anteprima maschera, cioè fammi vedere cosa hai selezionato. Lui ci andrà a praticamente selezionare tutta la parte con gli stessi colori di quelli che noi abbiamo selezionato internamente. Andiamo a fare uno zoom, ok? E andiamo, vedete che questa parte non è stata selezionata, vedete, questa parte blu tra i capelli. Quindi noi cosa facciamo? Andiamo a fare un click in questa zona e lui ce la selezionerà, ok? Tutta la zona vicino dello stesso colore ce la selezionerà. Vedete? Poi potremmo fare ovviamente, adesso vi faccio vedere, potremmo fare ovviamente una pennellata unica, ovviamente così ci selezionerà tutto, ok? Eccolo qua. Anche la zona per esempio delle orecchie, possiamo fare uno zoom, vedete che non è proprio tutta perfettamente selezionata, possiamo andare ovviamente a ridurre il pennello e a fare una selezione così, ok? Vedete che lui ce l'ha selezionata e poi possiamo fare su che diciamo cliccare su selezione e lui ci farà, vedete, proprio la selezione di questa parte interna. Nel caso in cui non fosse perfetta, come in questo caso, agiremo sullo strumento selezione a mano libera e andremo ovviamente ad agire su questi pulsanti. Quindi in questo caso dobbiamo togliere dalla selezione, quindi andremo su sottrarre la selezione corrente e andiamo a prendere questa parte da sottrarre alla selezione, ok? Andiamo proprio a prenderla, a contornarla, clicchiamo sul punto iniziale e clicchiamo su invio, vedete? E ora ovviamente possiamo aggiungere sul livello tasto destro, aggiungi canale alfa, possiamo fare un CTRL I per invertire oppure possiamo fare anche un selezione inverti e andiamo a reinvertire la selezione e andiamo a fare un cancel, abbiamo tolto il nostro sfondo con CTRL Alt e con CTRL maiuscolo e A andiamo a togliere la selezione o potevamo fare seleziona, niente. Andiamo ad aprire un'altra immagine, l'immagine della ragazza, immagine scaricata da Pixabay senza diritti d'autore. Ovviamente è l'immagine della ragazza che ho utilizzato per il tutorial dell'effetto cartoon di voi stessi che vi invito ad andare a vedere. Strumento di selezione di primo piano. Andiamo, come abbiamo detto, a creare la nostra zona intorno al soggetto di primo piano, ok?
e clicchiamo su invio e lui ci ha creato la nostra maschera. Questa parte che vedete, questo qui è lo sfondo, come vi ho detto, no? Che è la maschera. Questa parte si chiama parte sconosciuta, disegno allo sconosciuto. Se noi andiamo su disegno sconosciuto, andiamo ad allargare questa parte qua. Ok, andiamo a vedere, per esempio, andiamo ad allargare il pennello con CTRL Alt, vedete? Andiamo ad aumentare la nostra zona di lavoro. Okay, questa è la nostra zona di lavoro, mentre la parte dello sfondo è una parte che non ci interessa. E andiamo quindi a disegnare il primo piano. Ok, quindi andiamo a proprio fare il contorno della ragazza e a dire ok, selezionami i colori, gli stessi colori che io sto selezionando adesso. Ok, andiamo su anteprima maschera. Andiamo a vedere cosa ci ha calcolato. Ci mette un po' perché non ho un computer particolarmente potente. Vedete che lui ci ha già, facciamo seleziona, ci ha già praticamente creato una selezione quasi perfetta dell'immagine, del soggetto. Ok, perché? Perché era ovviamente abbastanza già delineata come immagine, già un'immagine particolarmente in primo piano rispetto e diversa, quindi rispetto allo sfondo. Potremmo agire qui con lo strumento LASM, andare a toglierlo, a mettere. Proviamo a fare un tasto destro, aggiungi canale alfa, andiamo a fare un CTRL I per invertire la selezione e cancel, e vedete che abbiamo perfettamente la nostra immagine scontornata. Possiamo fare un seleziona, niente. Ok ragazzi, per questo tutorial è tutto, spero che di avervi chiarito lo strumento selezione di primo piano. Io vi invito a venirmi a trovare anche su Instagram nel mio profilo vero_eroe_academy. Siamo già in tantissime persone, mandatemi anche un messaggio in direct, mi farebbe molto piacere scambiare qualche parola con voi. Spero che vi sia piaciuto, vi invito anche a iscrivervi al canale e vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti.